Le neoplasie endocrine multiple sono due gruppi, c'è il tipo 1 e il tipo 2, e sono due famiglie di malattie ereditarie oncologiche che, come dice il nome, sono tumori endocrini, quindi coinvolgono gli organi endocrini e sono multiple, cioè nello stesso soggetto non abbiamo solo un tumore. È frequente nella popolazione avere tumori, per esempio, della tiroide, ma è molto infrequente avere tumori di più organi endocrini, quindi per esempio tumori della tiroide e tumori del surrene, oppure tumori della tiroide, della paratiroide e dell'ipofisi. E questo accade quando esistono dei difetti genetici che predispongono quel soggetto a avere tumori multipli. I tumori associati alle MEN sono delle neoplasie maligne. I tumori associati alle MEN possono diventare maligni. Per la MEN1 sono soprattutto i tumori del tratto gastroenterico, quelli in cui si ha un eccesso di secrezione neuroendocrina, come ho detto, sia da parte del pancreas che da parte della mucosa duodenale che della mucosa gastrica. E nel MEN1 esiste anche un altro tumore che può essere maligno, anzi esordisce già come maligno, che è il carcinoide, un tumore meno frequente rispetto ai tumori della ipofisi, del pancreas e della ghiandola paratiroidea, però è presente anche questo, è tipico di questa sindrome e quindi è una condizione maligna. Nella MEN di tipo 2 i tumori maligni sono i tumori della tiroide, il carcinoma midollare della tiroide, come dice il suo nome, è infatti un tumore maligno che può metastatizzare, mentre il feocromocitoma, che di solito viene diagnosticato per tempo in questi soggetti, non ha un andamento maligno come i tumori della tiroide. A che punto siamo nel riconoscimento e nella gestione di queste patologie rare? Ma devo dire che i progressi della medicina ci permettono oggi di fare la diagnosi genetica. La diagnosi genetica vuol dire, per esempio, nei bambini fare la diagnosi preclinica prima che il bambino sviluppi la patologia e quindi seguiamo con grande attenzione i bambini. Per esempio, nella MEN di tipo 2 oggi si fa addirittura una chirurgia profilattica, quindi il bambino in età prescolare viene operato, se è portatore del gene viene operato, si toglie la tiroide, verrà fatta poi una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei che permette al bambino di avere una normale crescita, un normale sviluppo e anche nel futuro una normale vita sociale e di lavoro, però è una chirurgia realmente profilattica perché quel bambino, se operato così presto, non svilupperà il carcinoma midollare della tiroide. La stessa cosa diciamo per la MEN1, in cui la diagnosi genetica è oggi possibile e quindi noi dentro le famiglie facciamo diagnosi preclinica nei bambini e naturalmente seguiremo i bambini che sono portatori del gene molto attentamente con valutazioni che saranno inizialmente meno invasive possibili, per esempio soltanto un prelievo di sangue ogni anno e successivamente con indagini che saranno invece di tipo strumentale. Tutte queste diagnosi, peraltro, permettono all'interno della famiglia di escludere chi non è portatore del gene, perché il rischio di ereditare queste malattie è del 50% e quindi è inutile seguire i bambini che all'interno delle famiglie non hanno ereditato il gene. Quindi i progressi diagnostici sono stati immensi, anche quelli della diagnosi strumentale, per non parlare di quella biochimica. Dove dobbiamo fare di più? Sicuramente però oggi è nella terapia, perché noi non abbiamo terapie specifiche per queste patologie. Noi le curiamo con farmaci oppure con la chirurgia, che rimane oggi la terapia di elezione per risolvere i problemi di questi pazienti, ma che naturalmente prevede un'invasività, l'asportazione di ghiandole endocrine e una terapia sostitutiva successiva. Un precoce intervento chirurgico mirato, quali vantaggi ha per il paziente? Ha molti vantaggi. Innanzitutto si arriva ad operare il paziente senza che non esista ancora il tumore, nemmeno a livello microscopico. Quindi non c'è il rischio che questo tumore abbia già metastatizzato e le metastasi sono poi molto difficili da curare in questi pazienti. L'altro vantaggio è che l'intervento si limita all'asportazione di soltanto la ghiandola tiroidea, senza toccare altri organi tipo le paratiroidi, togliendo le quali il paziente può rimanere con una ipocalcemia, certe volte difficile da controllare, e quindi questo è un grosso vantaggio. Bisogna convincersi, quando si ha la sfortuna di avere questa malattia, che un intervento fatto anche in un'età che sembra non quella giusta per operare un bambino di pochi anni, invece ha questi enormi vantaggi, cioè un intervento meno demolitivo e un intervento assolutamente risolutivo.
Perché è necessario che i pazienti affetti da MEN siano operati da chirurghi preparati su questa patologia? Bisogna conoscere questa patologia e certamente qui la collaborazione in centri che si chiamano di riferimento tra l'endocrinologo, il genetista, il biologo molecolare che fa le diagnosi, quindi una corretta diagnosi è fondamentale. Poi il chirurgo deve essere esperto, deve essere un esperto chirurgo della tiroide in questo caso, e direi è meno importante forse per la chirurgia tiroidea una specifica preparazione se si sa che si deve fare la tiroidectomia totale. Oggi ci sono tanti chirurghi che sono in grado di fare correttamente questo intervento. Più delicato direi l'intervento per la MEN1. La MEN1 è una sindrome che interessa da una parte le paratiroide, dall'altra il pancreas, e in questi casi bisogna fare un intervento molto più accurato, certe volte difficile, proprio per evitare di fare interventi che non sono risolutivi, che poi richiedendo un secondo intervento espongono il paziente a rischi maggiori, perché i reinterventi sia sul colo sia sul pancreas sono reinterventi che diventano molto più difficili del primo intervento. Come è nata l'associazione e per quali esigenze? Allora, l'associazione è nata in quanto un paziente affetto da MEN si trova a confrontarsi quasi immediatamente con delle problematiche e dei bisogni che sono specifici per un paziente affetto da patologia rara. Il primo problema con cui si confronta è innanzitutto un problema di diagnosi, una diagnosi errata e molto spesso tardiva. Abbiamo avuto casi di pazienti in cui dalla comparsa dei primi sintomi al riconoscimento della patologia e quindi ad una diagnosi corretta e definitiva sono passati circa 8-10 anni. Naturalmente questo per il paziente è estremamente grave, trattandosi di malattia oncologica, quindi c'è il rischio di un esito infausto della patologia, quindi il paziente muore per l'avanzamento della malattia, oppure un peggioramento della qualità di vita del paziente. E quindi quali sono i vostri obiettivi a livello italiano? A livello italiano i nostri obiettivi sono innanzitutto quello di veder riconosciuta la patologia a livello istituzionale, quindi quello di essere inseriti, fare in modo che le patologie MEN siano inserite in questo registro delle malattie rare, che è dal 2001 che non viene più aggiornato. Abbiamo dei lavori in corso con la Regione Toscana, dove esiste un forum delle associazioni di malattie rare e dove esiste un governo regionale che è più attento a queste politiche sanitarie sulle malattie rare e dove c'è, diciamo, un work in progress per quanto riguarda l'inserimento della MEN1 e della MEN2 in un registro regionale delle malattie rare. Noi naturalmente vorremmo che questo lavoro a livello regionale venga portato come progetto pilota nelle conferenze Stato-Regioni per fare in modo che venga applicato in tutte le altre regioni e quindi poi essere inserito, diciamo, a livello anche nazionale. E invece i vostri obiettivi, diciamo, a livello europeo o comunque internazionale? A livello, diciamo, internazionale stiamo lavorando per la creazione di una federazione internazionale di associazioni di pazienti che si occupano di neoplasie endocrine multiple, per cercare in modo, diciamo, più costruttivo e più creativo di proporre dei progetti, innanzitutto dei progetti di ricerca alla comunità europea, e di conseguenza avere comunque anche come AIMEN, quindi come associazione italiana, maggior peso politico anche in ambito nazionale.